noi verremo immediatamente informati dalle forze dell'ordine della commissione di un reato di violenza sessuale o di violenza domestica attraverso la trasmissione entro 24 ore dal fatto della comunicazione di notizia di reato che giungerà quindi sul nostro tavolo in tempi rapidissimi. Assumeremo immediatamente il coordinamento e la direzione delle indagini e compiremo personalmente o delegheremo tutti gli atti di polizia e giudiziari investigativi in genere che dovranno essere compiuti nell'immediatezza. L'impegno ulteriore che assume la Procura, oltre a quello appunto della acquisizione rapidissima notizia di reato, trattazione rapidissima del procedimento, è quello di garantire professionalità attraverso la gestione di queste indagini da parte di due magistrati che da tempo si occupano di questi fatti, ma anche di comunicare poi alla USL, che avrà segnalato attraverso l'attribuzione del codice rosa e l'avvio del percorso rosa, i provvedimenti a tutela della vittima e contro l'autore del fatto che saranno stati da noi richiesti ed adottati dal giudice delle indagini preliminari. Si ridurranno in maniera drastica i tempi che intercorrono di solito tra l'acquisizione della notizia di reato e la formazione del fascicolo e l'assegnazione del fascicolo al magistrato. Se purtroppo per varie ragioni tutto questo avviene solitamente in tempi che possono andare da una settimana ad un mese, noi garantiamo la formazione dei fascicoli e proprio il far avere il fascicolo sulla scrivania del collega che se ne occuperà entro 24 ore. C'è da dire per la verità che già questo avveniva nella prassi, noi avevamo dei tempi rapidissimi che non erano le 24 ore ma potevano essere il giorno, massimo i due giorni, già lo facevamo con questo protocollo, abbiamo voluto assumere un impegno ulteriore e soprattutto formalizzarlo.